Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. Ho la voce un po' bassa perché mi sono appena svegliato, quindi non so bene l'audio come verrà, però intanto ci proviamo. Ma come? Siamo finiti qua! Mi sembra di ricordare Dusknoir ci ha afferrato, poi ci ha trascinato nel tunnel dimensionale. Ehi, un momento! Allora, forse questo è il futuro? Non è possibile... No! Non riesco a crederci. Questo è veramente il futuro. Ma che ci facciamo qui? In effetti non ho mai visto una stanza come questa. Deve essere davvero... Sì, è così. Siamo nel futuro. Ah, siamo finiti nel futuro. E adesso? Se questo è veramente il futuro, come faremo a tornare nel presente? Oh, si è aperta la cella. Oh, dei Sableye. Dei Sableye molto cattivi. Chissà cosa vogliono fare. Ah, mi hanno bendato. Non ci vedo più. Ehi, hey, basta spingere. Ah, con questa benda non riesco a capire dove stiamo andando. Dove ci stanno portando? Vediamo un po'. Squirtle. Dove siamo? Mi hanno legato, non riesco a muovermi. Perché tutto questo? Oh, ci sono io. Ehi, hey, sono felice di vederti. Stai bene, vero? Non avete idea di cosa stia succedendo. Mi chiedo come facciate ad essere così superficiali. Eh? Eh sì, proprio lui, Grovyle. Grovyle? Voi due, avete la minima idea di dove siete? No. Questa è una sala punizioni. Si vogliono sbarazzare di noi una volta per tutte. Cosa? Sbarazzarsi di noi? Aspetta un secondo. Posso capire perché vogliono liberarsi di te, Grovyle. Ma noi cosa c'entriamo? Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Non me ne potrebbe importare di meno. Dovete aver fatto qualcosa che non potevano tollerare. Cosa? Non abbiamo fatto niente di male. Non pensare che siamo come te. Non importa. È così, mentre eravate impegnati a discutere, avete visto? Stanno arrivando. Chi sta arrivando? Chi? Chi? Ah? Chi sono quelli? Sono i carcerieri, che qui fanno tutto il lavoro sporco. Sono anche loro degli scagnozzi di Dusknoir. Cosa? Il grande Dusknoir? Eccolo lì. Ehi, è Dusknoir! Dusknoir, signore, sono io, Squirtle! Bene, quindi dobbiamo combattere contro dei Sableye. Aspettate un minuto, Dusknoir, signore! Cosa le succede? Perché ci sta facendo questo? Non sprecate il vostro fiato! Fate silenzio, abbassate la voce in modo che non vi possano sentire. Eh? Abbassare la voce? Se volete scappare, voi due, dovete darmi la vostra completa collaborazione. Cosa? Aiutare te, Grovyle? Non c'è tempo per pensare. Mi aiutate o preferite rimanere nelle loro grinfie? Ehi, tu! Io? Ora, cosa faresti? Cosa facciamo? Beh, chiaramente una mossa. Una mossa? Potrebbe funzionare, ma... No, non va bene. Siamo legati e non possiamo muoverci. Ci deve essere qualcosa che puoi fare nell'immediato. Non deve essere qualcosa di complesso. Puoi fare una cosa più semplice. Qualcosa di più semplice? Boh, usare uno strumento? Neanche. Ok, e allora attacchiamo. Sì, può funzionare. Se usi solo un attacco normale, posso aiutarti anch'io. Bene. Vediamo un po' cosa succederà. Stanno arrivando! Ascoltate attentamente. I Sableye usano gli artigli per colpire. È spaventoso. Questo può aprirci una via di fuga. I Sableye useranno con impeto le loro sfuriate. È la nostra unica possibilità. Se anche solo uno dei loro attacchi colpisse le corde che ci tengono legati. Ah, è vero. Le corde si allenterebbero. Proprio così. E se succede, usiamo un attacco e scappiamo. Ma cosa succede se le loro sfuriate non colpiscono le corde? Cosa accade se i Sableye non usano sfuriate? Se non va così, siamo spazzati. Ah! Però a quanto pare va proprio così. Resistete! Aspettate la vostra occasione. Ma se continuano così, andremo a KO prima di avere un'opportunità. Ehi! Ora, attacca! Vai! Ecco. Quindi ora ci danno la caccia.
No way, non ci credo. Beh, ho della terra in bocca. L'abbiamo scampata bella, ma non siamo ancora fuori dai guai. Usciamo da qui e in fretta. Che furbi però. Una gran bella mossa, devo dire. Forza, da questa parte. Dobbiamo continuare a correre finché non troviamo l'uscita. Coraggio, più in fretta. Andiamocene. Più in fretta di così non posso. Smetti di darmi ordini. Ad ogni modo, Grove. Cosa? Questo è il futuro? Proprio così. Afferra le cose in fretta. Ah, è così dopo tutto. Noi riusciremo a ritornare nel presente? Chi lo sa? Per ora pensiamo a scappare. Se ci prendono, ritornare a casa diventerà l'ultimo dei vostri problemi. Sbrighiamoci. Non ce la faccio, sono esausto. Ci siamo quasi. Guardate, l'uscita è proprio lì. Ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori. Vediamo un po' com'è. Bello, tutto distrutto. Che cos'è tutto questo? Questo è il nostro mondo. Nel futuro. I massi stanno galleggiando. È davvero un posto strano. Ed è terribilmente buio. Non c'è nemmeno un filo di vento. È come se tutti i movimenti... È come se tutto fosse immobile. Esattamente. Cosa? Ah, sento questa Bly. Dobbiamo continuare a correre. Ehi, Grovail, sono distrutto. Non c'è tempo per riposarsi. Se ci prendono, siamo spacciati. Tenete duro e correte. Facile a dirsi. Non ce la faccio. Mi devo fermare un attimo. Va bene. Oh, un dungeon. Attenzione. Qui c'è un riparo naturale. Non dovrebbero vederci. Dopo un breve riposo, dovremo rimetterci in marcia. Aspetta un minuto. Quando siamo scappati dalla sala punizioni, abbiamo collaborato con te perché eravamo costretti a farlo. Ma non abbiamo mai promesso che poi ti avremmo seguito. Sei un Pokémon cattivo, non mi fiderò mai di te. Bah, è così io sarei quello cattivo? E col Dusknoir il buono? Allora, come vi spiegate quello che stava facendo Dusknoir poco fa? Non volevano solo me, volevano sbarazzarsi anche di voi. Ma questo non significa che mi debba fidare di te, Grovail. Sembra che guadagnare la vostra fiducia non sia un compito facile. Pensavo che avere degli alleati fosse d'aiuto, ma... Se non mi credete, non c'è motivo di proseguire insieme. Le nostre strade si dividono qui. Io me ne vado. Voi due cercate di muovervi il prima possibile. Buona fortuna. Aspetta un secondo. Ci dici di muoverci in fretta, ma... Ora è tutto buio. È difficile capire in che direzione si sta andando. Invece di andare subito, perché non aspettare mattina? Non possiamo aspettare che ci sia un po' di luce? È impossibile. Odio doverlo dire, ma... Il mattino non arriverà mai. Eh? Questo mondo, il vostro futuro, è un mondo di oscurità perpetua. Il sole non sorgerà mai. Dunque non esiste nessun mattino. L'oscurità è perenne. Perché? Perché il pianeta è paralizzato. Il pianeta è paralizzato? La paralisi del pianeta? La paralisi del pianeta? È vero, ora ricordo. Dusknoir aveva già descritto la paralisi del pianeta. La paralisi del pianeta. Questo posto è proprio come lo descriveva Dusknoir. Tuttavia, faccio fatica a comprendere come mai il pianeta sia rimasto paralizzato nel futuro. Potete credere o non credere a quello che vi dico. In ogni caso, vi suggerisco di andarvene da qui il prima possibile. Io vado. Non lasciatevi acciuffare da quei Sablai. Non so più cosa pensare. La paralisi del pianeta non doveva essere causata dalla sparizione di tutti quegli ingranaggi del tempo? È per questo che cercavano tutti quanti di impedire a Grovail di rubare gli ingranaggi del tempo. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, no? Ux e gli altri avevano detto che avrebbero rimesso gli ingranaggi del tempo al loro posto. Questo avrebbe dovuto evitare la paralisi del pianeta. Ma nonostante tutti i nostri sforzi, perché il pianeta è ancora paralizzato nel nostro futuro? Non so più a chi e a cosa credere. Oddio, i Sablai ci stanno alle costole. I Sablai! Non possiamo restare qui. Prepariamoci velocemente e muoviamoci. E certo che potevano andare con Grovail, cioè ormai che c'erano. Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video.
Ciao!